sì, siamo giunti, abbiamo da pochi minuti, diciamo, terminato la 29esima edizione del Premio Sila, che quest'anno si è tenuto a Sersale per la prima volta. Sersale in rappresentanza dei comuni del Parco e della provincia di Catanzaro. È stata un'iniziativa singolare, in quanto abbiamo dato risalto, col supporto del Parco Nazionale della Sila, a una tematica molto importante che riguarda l'ambiente. Quindi anche noi abbiamo raccolto la sfida lanciata dal Parco Nazionale della Sila di limitare il più possibile l'utilizzo della plastica, quindi con il cosiddetto plastic free. E per questo ci siamo, diciamo, avvalsi del supporto, della collaborazione non solo della locale Proloco di Sersale, guidata da Alessandro Galeano, ma dell'intera amministrazione comunale a guida di Salvatore Torchia, il quale ha voluto sostenere questa importante iniziativa che, ripeto, è giunta alla 29esima edizione e si accinge nel 2020 a spegnere le 30 candeline. I vincitori di questa edizione sono stati 8, a partire dal fotografo sersalese Doc, ma romano di adozione, Tommaso Lepera, fotografo di scena tra i più apprezzati in campo nazionale e internazionale, fino a passare a Salvatore Calaminici, direttore sportivo nel settore del calcio, oggi è uno dei dirigenti del Crotone Calcio, il quale si è distinto negli ultimi anni per il turismo sportivo in Sila, poi ancora la famiglia Lico, imprenditori di Lorica, che hanno dato tanto a questa splendida località definita da tutti la perla della Sila, e ancora Franca Trozzo, direttrice dell'Accademia della Moda New Style di Cosenza, giusto per spaziare anche in settori che vanno oltre quello che è il settore del turismo e della comunicazione. Abbiamo dato spazio quindi anche all'artigianato, alla formazione di settori a noi molto cari, in quanto ci occupiamo anche di spettacolo, e quindi abbiamo voluto riconoscere questa figura. E Dario Rondinella, giornalista freelance che è amante della Sila, che durante l'anno realizza dei servizi per, non solo per le testate regionali, ma anche collabora con le testate nazionali e programmi televisivi. E lo stesso gruppo musicale degli Antura, che appunto rientra, fa parte del comune di Petilia, sono tutti, diciamo, petilini, quindi del territorio del Parco Nazionale della Sila, i quali dopo Bennato, Cavallaro e Parto delle Nuvole Pesanti è stato il primo gruppo diciamo che si è avuto modo di ricevere questo prestigioso encomio, fino ad arrivare anche alla figura dell'onorevole Michele Traversa, in quanto attuale presidente onorario del Parco della Biodiversità di Catanzaro, ma anche una storia legata al turismo calabrese, in quanto lui è stato assessore regionale al turismo. E poi, diciamo, il tutto arricchito dalla presenza di ospiti, di premiatori, diciamo di personalità che hanno dato anche importanza al territorio della Sila, quindi dal presidente del Parco Nazionale della Sila al presidente della comunità, quindi da Francesco Curcio a Nicola Belcastro, e abbiamo avuto ospite il colonnello dei Carabinieri della Biodiversità di Catanzaro Nicola Cucci, il presidente regionale dell'Umbli Pippo Capellupo, fino ad arrivare ai sindaci del territorio silano. Naturalmente un ringraziamento particolare va pure a un altro premiato DOC, che è il professore Riccardo Succurro, presidente del Centro Studi Gioacchimiti, il quale è stato premiato appunto dal presidente Nicola Belcastro della comunità. Ripeto, ospiti anche musicali, come Dorotea Licausi e Matt Ventura, per dire che è stata, diciamo, una serata abbastanza corposa, e ogni anno diventa sempre più difficile organizzarla, perché mettere insieme tutti questi tasselli, io li definisco tasselli, di un mosaico, diciamo, che porta avanti il territorio, non è sempre facile. Ogni anno ci riusciamo con
sacrifici, ma lo facciamo con la consapevolezza di dare un forte contributo a questo territorio silano che merita, in quanto la Sila è da sempre riconosciuto come polmone verde nel cuore del Mediterraneo. Quest'anno nella stessa occasione abbiamo lanciato quindi anche questa rivista che andrà a ripetersi in una seconda uscita nel mese di febbraio, che si chiama Eccellenze Silane, che vedrà come testimonial la campionessa paralimpica Nicola Orlando, che da pochi mesi insieme al presidente del Parco Nazionale della Sila l'abbiamo insignita come testimonial madrina ufficiale del territorio silano. Quindi per da qui alla fine del 2020 ci muoveremo con Nicole laddove sono i principali appuntamenti che riguardano appunto il turismo, la comunicazione, lo spettacolo, il settore enogastronomico e poi un settore a noi molto caro, quale l'ambiente, l'arte e la cultura.